Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In questa terza domenica di Avvento incontriamo San Giovanni Battista, il precursore del Signore. È in carcere e sente parlare dei segni che Gesù fa e pone una domanda: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» San Giovanni desiderava ardentemente che venisse il Signore. Sembra quasi che non gli importi di essere in carcere, come dire: «Guarda Gesù, se sei tu, io posso anche stare in prigione tranquillo perché ho fatto il mio compito». E il desiderio di incontrare Dio, il desiderio di vedere l'opera di Dio è quello che ci caratterizza come cristiani. Certo, anche noi come Giovanni Battista possiamo porci la domanda: ma sarà proprio Cristo? Sarà vero? Ecco, e facciamo anche noi il nostro atto di fede. L'Avvento è tempo di fede, sì, è proprio Lui la salvezza. È in Gesù, ascoltando le sue parole, che noi troviamo la pienezza della vita. E allora, dal dubbio legittimo, dal punto di domanda che trova le sue risposte, ad esempio nella lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica, noi passiamo all'atto di fede e professiamo che Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, è l'unica nostra salvezza. Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo». La risposta di Gesù alla domanda di Giovanni: «Sei tu colui che deve venire?» non è una risposta teorica, ma Gesù racconta i segni della sua presenza messianica in mezzo al popolo. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i malati sono guariti e tutti possono ascoltare la buona notizia del regno di Dio. La vita di Gesù è segnata da tanti momenti nei quali egli manifesta l'amore di Dio per gli uomini. Nel Vangelo i miracoli non servono per stupire, ma quanto piuttosto sono dei segni che Dio ci ama. Anche nella vita della Chiesa, anche di oggi, abbiamo dei segni grandi dell'amore di Dio. Sicuramente è un segno speciale, simpatico, gradevole il nostro Papa Francesco, ma in tutte le comunità parrocchiali abbiamo persone e situazioni che sono un segno dell'amore di Dio. E tutti noi siamo chiamati a manifestare la nostra fede attraverso dei segni. Anzitutto il segno della preghiera, della partecipazione all'Eucaristia domenicale, e poi il segno della fraternità tra di noi, comunità cristiana in cui si va d'accordo, ci si vuole bene, si cammina insieme. E poi il segno della carità verso i vicini e verso i lontani, una carità che diventa anche solidarietà e condivisione. Proprio perché Gesù è colui che deve venire, la nostra vita manifesta che Lui è venuto e ci ha dato la gioia dell'amore fraterno. «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Gesù dà testimonianza su Giovanni Battista e dice che fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di lui. Eppure non vive nei palazzi, non vive nella mondanità, ma è un uomo semplice, un uomo povero, un uomo che non ha nessun altro che Dio. Papa Francesco direbbe che è un uomo di periferia. E qui emerge la logica di Dio. Se nel mondo si fa la guerra per vedere chi è il più grande,
la gara tra i discepoli di Gesù e per chi è il più piccolo, per chi è colui che serve. E Gesù, che si fa uomo nella povertà di Betlemme, ci insegna la meraviglia del piccolo, dell'umiltà, della povertà, della semplicità, soprattutto nelle relazioni, quando noi, incontrando l'altro nel nome del Signore, sappiamo vedere in lui l'immagine di Dio e quindi farci piccoli per accogliere Dio che viene. Certo nella culla di Betlemme, sicuramente nell'Eucaristia e nella parola, ma anche nei fratelli. Buona domenica.